ragazze, come vedete mi hanno fatto lo sfondo professionale, sono molto contenta. Sono qui oggi a presentarvi un prodotto incredibile. No, non è l'hologram, si tratta del Lila Gel Polish Magnefect. Sì, avete capito molto bene, i nostri laboratori hanno preso due successi di Lila Cosmetics, quindi il Lila Gel Polish, lo smalto semipermanente, e lo smalto Magnefect, ha unito tutto ed è venuto fuori il Lila Gel Polish Magnefect. Quindi, per tutte le ragazze che vi chiedono su Facebook e su YouTube, ma posso mettere il gel polish, mettere lo smalto Magnefect e sigillarlo col gel polish? Da questo momento non ne avrete più bisogno, potrete usare il Lila Gel Polish Magnefect. Vi faccio vedere, questo è un Debian che racchiude tutti i colori gel polish e alla fine ci sono i 6 nuovi Magnefect. Ve li faccio vedere un po' dal vivo e poi vi faccio vedere il procedimento, che è molto facile, così che tutte potete capire in fondo come fare. Questo è il numero 28, Grey Waves, ed è un po' quello che ho su io, ok? Quindi lucentezza estrema per fino a 3 settimane. Il 29, il Sand June, che è un marroncino dorato, molto elegante, molto mettibile. Abbiamo ideato dei colori mettibile, non tanto alla moda, perché il gel polish deve durare dalle 2 alle 3 settimane e se sono colori molto strani una si può anche stufare. Quindi per adesso, perché poi ci conoscete che noi siamo molto attivi nella creazione dei colori, ce ne saranno altri naturalmente, però per adesso 6 colori molto naturali, molto mettibili. Il numero 30, Pink Wind, è un rosa delicato. Il numero 31, Magnetic Wine, è un Bordeaux. Vedete come sono lucide, ed è così che saranno sulle vostre unghie. Il 32 è un turchese, diciamo che questo è il più funky dei 6 colori Magnefect. Si chiama Sea Green, molto bello. E l'ultimo, Black Seduction, è un nero mettibile con tutto. Quello che ho su io è il numero 28, Grey Waves. Ragazze, che dire, noi speriamo che questa nuova invenzione Lila vi piaccia tanto, però prima di chiudere volevo parlarvi di 2 o 3 problemini che alcune di voi stanno avendo con Lila Gel Polish, nel senso che non regge tanto o che pure la rimozione è difficile. Allora, la cosa importante è la preparazione dell'unghia. L'unghia naturale, prima dell'applicazione, non deve essere trattata né con acqua, né con creme, né con oli, e il buffer deve essere usato 20-30 secondi sull'unghia naturale, quindi è una preparazione approfondita, non basta fare così col buffer e dire l'ho preparata, no, è una preparazione professionale, quindi mi raccomando usatelo tanto il buffer e non usate né acqua né creme né oli prima della preparazione, perché l'unghia assorbe ed è per quello che dopo un giorno o anche 2 ore il gel polish vi salta. Per le ragazze invece che non riescono a rimuoverlo, io vi suggerisco di bufferare la superficie colorata, quindi togliere il lucido e poi immergere in acetone. Questo vi migliorerà la rimozione incredibilmente. Noi comunque siamo sempre a disposizione su Facebook, YouTube, info@lilacosmetics.it. Io e il mio nuovo sfondo vi salutiamo con un grosso bacio e vi lascio al metodo d'applicazione. Ciao! Ora vi farò vedere il metodo d'applicazione del Lila Gel Polish Magnefect. Quindi io agirò su una tip che ho già opacizzato con il buffer. Prima cosa, la base. Steso la base, accendo la lampada e la metto sotto.
cotto per 2 minuti. Vi faccio intanto vedere la conformazione dell'Aila Gel Polish Magna Effect. Abbiamo il solito flacone nero per non far passare la luce, altrimenti si indurirebbe. Abbiamo la capsula con il nome, il colore e come verrà il risultato, e il magnete posizionato sulla capsula. Attendiamo che la lampada si spenga e tiriamo fuori la nostra tinta. Ok, è pronta per l'applicazione dell'Aila Gel Polish. Lo metto normalmente, come un qualsiasi Aila Gel Polish, un pochino più abbondante, visto che è un Magna Effect e sappiamo che i Magna Effect hanno bisogno di più prodotto per avere un miglior risultato. Una volta terminata l'applicazione, capovolgo la capsula e l'avvicino bene all'unghia. Qui lo farò in 2 volte perché la tinta. Questo è il risultato. Bellissimo. Una cosa che vi voglio dire è che con l'Aila Gel Polish Magna Effect non abbiamo bisogno di fare le cose di fretta, perché queste linee che vedete durano, non si aprono, non si dissolvono, quindi io posso fare anche più unghie alla volta. Io finisco le unghie di tutta la mano e poi polimerizzo, quindi andiamo a polimerizzarlo per 2 minuti. Ok, sono passati 2 minuti, tiro fuori la nostra tip e procedo normalmente. Prendo il base and top e metto come coat finale il base and top per fissare e lucidare e rimetti nella lampada per 2 minuti. Ok, sono passati 2 minuti e abbiamo finito. Non ci resta che sgrassare e il procedimento è terminato.